lettori del Risveglio Popolare, dopo le vacanze di Natale del nuovo anno, auguri a tutti, buon anno, buon 2021, che come scriviamo nell'editoriale della prima pagina del giornale in edicola, giovedì, un 2021 che sarà segnato, non è una novità, lo sappiamo, ancora dalla pandemia. Ma come affrontare questo 2021? Su cosa puntualizzarci? Lo scriviamo appunto nell'editoriale che è intitolato L'Uomo e lo lasciamo scoprire a voi leggendolo. Con che cosa apre la prima pagina del nostro giornale di giovedì? Con evidentemente il deposito delle scorie nucleari in Canavese, ormai non si sa, una porzione di territorio canavesano sarebbe adatto, secondo l'agenzia competente, per lo stoccaggio di scorie nucleari. Ovviamente i comuni che sul territorio, Caluso, Mazzera, Ondissone, sono contrari e proprio giovedì c'è una seduta consiliare congiunta per dire no. No, sul quale si sono schierati anche tanti altri consiglieri regionali, parlamentari, ovviamente una coalizione trasversale per dire no a questa idea di stoccaggio in Canavese, un territorio che tra l'altro annovera vigneti importanti in quella zona. In testa alla prima pagina la figura di San Giuseppe, all'interno infatti una lettera alla diocesi del vescovo di Ivrea, Monsignor Cerrato, per sottolineare, come ha già fatto il Papa con una sua lettera, la figura di San Giuseppe, perché l'anno 2021 è un anno dedicato a San Giuseppe, un anno dedicato quindi alla famiglia. In basso, distribuzione di vaccini all'ASL Torino 4, si è cominciato un po' lentamente, ma si sta recuperando il tempo. Tra i titoli che poi rimandano nelle pagine interne, 24 pagine per raccontare il nostro territorio, sottolineo alla vostra attenzione l'ultimo, Dante e il Canavese. Si è aperto l'anno dedicato a Dante nel 700° della sua morte. Il professor Curnis apre un appuntamento due volte al mese per tutto l'anno 2021 in cui appunto ci racconta Dante in Canavese. Estremamente interessante nella pagina Storia e Ricordi. Grazie e buona lettura a tutti.